È stato il compagno a trovarla esanime in casa sua nel Vicentino, immediatamente allertato i soccorsi, ma per la trentenne Sara Venturini non c'è stato nulla da fare. I tentativi di rianimarla da parte dei soccorsi medici sul posto nell'abitazione di Bolzano Vicentino si sono rivelati inutili. La donna è stata dichiarata morta poco dopo tra lo strazio del compagno e dei parenti che nel frattempo erano stati informati. Come riporta il giornale di Vicenza, per tutti la morte di Sara Venturini appare tanto inattesa quanto inspiegabile, tanto che anche la procura di Vicenza ha deciso di avviare ulteriori verifiche sul caso, disponendo l'autopsia sul corpo della trentenne. Sul corpo della donna, rinvenuto sul pavimento del bagno, non erano comunque presenti segni evidenti di violenza. Si presume dunque ad un malore improvviso, risultato fatale.